Salve a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube, sono Tufo Mix e quest'oggi, pomeriggio, sera, mattina, non so, per me è sera, per voi non so cosa può essere, comunque quest'oggi continuiamo la nostra simulazione Construction Simulator. Procediamo e partiamo dall'ultima partita che siamo arrivati. Stavamo costruendo una cosa semplicissima, una statua, il cavaliere che ha salvato la donzella in pericolo. Adesso andiamo per gradi. Innanzitutto, come sempre, grazie a tutti voi che guardate i miei video, che lasciate un messaggio, un commento ovviamente, che lasciate un like e che vi iscrivete al mio canale. Eccoci qua, dobbiamo praticamente riempire di sabbia, dobbiamo riempire praticamente questo pezzo di terreno. Abbiamo sistemato le tubature e ora dobbiamo semplicemente chiudere il tutto con la terra che abbiamo a disposizione, e lo facciamo subito.
Adesso ci spostiamo da qua in questo momento, vediamo di fare, diciamo così, ci vuole troppo tempo anche col camion a riempirla tutta, quindi spostiamo un altro e pensiamo un'altra soluzione immediata. Tenteremo ora, ragazzi, con il bulldozer, abbiamo cercato di prenderlo alle nostre aziende, il bulldozer, e vedremo se con questo mezzo riusciamo a fare un po' meglio. Non so neanche io se ci riusciamo, eh. Vediamo. Perché qua c'è da buttare dentro un sacco di terra. Stiamo anche lontani, eh? Bisogna anche arrivare direttamente dove c'è la terra da buttare dentro. Vediamo se adesso riusciamo in qualche maniera a darla, la terra di qua. Eccola là, vediamo se riusciamo. Ci piazziamo dietro, vediamo se riusciamo. Ok, pian piano forse riusciamo a buttarla tutta dentro, vediamo. Va bene così, ragazzi, forse questo è il sistema migliore per buttarla tutta dentro e vediamo se riusciamo a farla tutta. Buttiamo tutta quanta. Adesso ovviamente bisogna svuotare un po' tutto qua, facciamo così. Per 36%. Adesso proviamo a fare un gesto più ampio e più tosto. E vediamo adesso che qua ho sbagliato a fare una curva. Vediamo di fare così, adesso di portare giù tutta questa sabbia qua. Vediamo, eh. Allora, giriamo un po' la nostra palla in qua. Ok. Adesso andiamo dietro completamente, ragazzi, perché la cosa non sarà affatto facile. Così, drizziamo la nostra pala, la mettiamo tutta più bassa possibile. Ok. E adesso da qua andiamo avanti. Non è facile qua adesso, dobbiamo portare un po' alla volta, eh. Dobbiamo portare un po' alla volta, ovviamente bisogna fare in modo di spostarci un attimino. Datemi 2 minuti, ragazzi, e poi procediamo. Cerco un po' di sistemarlo un po' meglio, eh.
Ragazzi, siamo con l'87%, manca poco. Direi adesso di finire di buttare dentro tutta la sabbia che è rimasta, ma ha fatto una fatica immensa, eh. Grazie per il vostro supporto, ragazzi, ma qua è una fatica immensa buttare dentro tutta questa sabbia, e qua ce n'è un bel po', eh. Qua ne abbiamo un bel pochino, adesso ci mettiamo qua così, ci mettiamo dritti, abbassiamo tutto e portiamo avanti questa qua, sperando che vada avanti, eh. La portiamo piano perché è tanta. Vediamo, 90%. Adesso dove l'abbiamo? Un po' di qua, un po' di là. Perfetto. Adesso dobbiamo andare esattamente no, indietro. Andiamo giù di brutto, andiamo indietro così. Così, con calma, ce la facciamo. Ok, bene. Andiamo indietro fino ad andare dietro a dove abbiamo il cumulo, questo esattamente, perfetto. Ci piazziamo dietro al cumulo. E c'è questo rompicoglioni qua che ci sta stressando, ma noi facciamo così, no, dalla parte di qua. Perfetto, andiamo così. Ok, portiamo avanti questa terra, la portiamo avanti tutta, pian piano ragazzi, così facciamo vedere chi siamo. Novantasette ragazzi, manca proprio uno squarcio, manca una cagata pazzesca e andiamo indietro, andiamo indietro. Eccola lì la cagata pazzesca. Basta che buttiamo dentro quella lì, ragazzi, ce la facciamo, eh. Quindi andiamo indietro. Ovviamente dobbiamo fare una manovra così. Ok. Forse adesso arriviamo al 100%. Non ancora ragazzi, manca pochissimissimo. Dove andiamo a prendere quello che manca? Lo prendiamo da qua, se riusciamo lo prendiamo da qua. Lo prendiamo così, l'abbassiamo tutto. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ok, 100% ragazzi, che fatica immensa abbiamo fatto, ma alla fine siamo riusciti. Sgomberiamo il cantiere, quindi sgomberiamo tutto e facciamo così per scendere da questo mezzo e portiamo tutti i mezzi, sono 4 esattamente, tutti al cantiere, compreso noi stoppoli, sono anche 6 mezzi. Portiamo tutto al cantiere, ragazzi, portiamo tutto, evitiamo di lasciarli qua in giro. Quindi facciamo così, andiamo direttamente nella nostra impresa, nel nostro parco mezzi e tutti quelli che non sono a posto li portiamo a posto partendo da questo camion e facciamo così, lo parcheggiamo. Poi andiamo su questo e dove è finito? Eccolo. Deve essere molto piano, bisogna andare. E qua, questo qua, e lo parcheggiamo. Poi andiamo a vedere che c'è la terna, la parcheggiamo anche la terna. Quanti cacchio di mezzi abbiamo preso, ragazzi? Un casino, un bordello. Abbiamo preso anche questa, il bulldozer, lo parcheggiamo. Abbiamo preso il camionazzo, questo lo parcheggiamo. E credo che non abbiamo preso più niente. Diamo un'occhiata, vediamo, ci siamo noi, quindi usciamo dal raggio d'azione, dove andiamo? Andiamo qua. Ok, usciamo dal cantiere,
Monumento fase è completata, va bene. A questo punto rimuovi il terreno superficiale. Rimuovi il terreno superficiale, dov'è? 0%. Rimuove, quale sarebbe questo? Qua dentro? Vediamo. Dovrà essere un tasto per capire cosa fare. Non mi ricordo qual è il tasto per capire cosa fare. Va bene. Andiamo a prendere quindi a questo punto, come lo rimuoviamo? Diamo un'occhiata perché sinceramente non lo so proprio. Vediamo come si muove rimozione. Ok, quindi per rimuoverlo ci dice di prendere il bulldozer che abbiamo appena messo giù. Bravi che siamo noi, va benissimo, ragazzi, non c'è nessun problema. Torniamo alla nostra impresa, prendiamo il bulldozer che abbiamo appena messo giù, ma non è un problema, noi siamo qua apposta per andare avanti e indietro, per romperci le balle, per fare queste cose. Siamo Tupomix, cerchiamo di finire questo lavoro che sembrava una cagata, ma in realtà, ragazzi, si sta prendendo un sacco di tempo. Avevo detto che prendiamo il bulldozer, cerchiamo il bulldozer a questo punto, eccolo là, il nostro bel bulldozerino. Lo prendiamo, hai anche messo in riparazione, vabbè, ci saliamo a bordo come se non ci fosse un domani e andiamo subito dove dobbiamo andare, ragazzi. Un tirotto veloce, tu fammi chiedere come dire questa sera, quest'oggi pomeriggio, quello che è, con questa simulazione, Construction Simulator, abbiamo un Liebherr, una marca tedesca buona, ottima marca, e andiamo direttamente dove dobbiamo andare, ovvero nel nostro posto di lavoro, esattamente qua. Viaggio rapido, così facciamo presto per arrivarci, ragazzi. Mi raccomando, se vi piace la serie, spolliciate, lasciate un like, un commento, in modo che sappia che vi piace e continuo a portarla, altrimenti evitiamo di portarla se non piace a nessuno. È solamente una perdita di tempo. Ok, il bulldozer è questo. Praticamente è quello che avevamo prima. È quello che abbiamo avuto in questo momento per fare tutto il lavoro. Va bene, la usiamo ancora, tranquilli. Perché noi siamo dei fanatici di questa macchinazza assurda. Già, per guidare, ragazzi, è ultra difficile con queste pale gommate. È una cosa che non vi consiglio di usare perché... Allora, noi ci mettiamo qua praticamente. Così. Le abbassiamo, andiamo dritti, eh. Ci mettiamo dritti. Mettiamo dritti anche le pale. Abbassiamo tutto. Non so cosa devo fare, ragazzi, io continuo a fare così qua, mi sembra che qualcosa si riesca a fare. Ragazzi, vediamo quando siamo al 100% perché mi sa che il lavoro è abbastanza lungo, eh. Ragazzi, a me sembrerebbe tutto spianato, ma non capisco perché sono ancora al 94%. Ah, c'è un pezzettino qua dietro, giriamoci così, togliamo questo affare. Forse qua c'è qualcosina da tirare su, vediamo. Sì, esattamente questo pezzo qua. Vediamo di farlo per il meglio. 96, 97, dov'è? 98, 98. Vediamo. Qua non c'è, dove può essere adesso, ragazzi? Un pezzo rialzato. Qual è un pezzo rialzato da andare a pulire? Vediamo. Non è mica facile capire là. Forse quello là dietro, eh. Proviamo a fare così, andiamo di là. Andiamo di là, ragazzi, vediamo sperando che sia quello, eh.
Ok, ragazzi, è finalmente fatto. Sgomberiamo l'aria contrassegnata, quindi usciamo da qua. Usciamo da qua e lo mettiamo qui da qualche parte, alziamo tutto, perfetto, lo portiamo in strada perché consegna e spargi la ghiaia. Va bene ragazzi, quindi questo lo lasciamo qua per il momento, ce ne frega niente, tanto è da riparare, è messo anche maluccio. Quindi ci manca andare a prendere la ghiaia. Lavori, impresa, andiamo nel nostro parco mezzi dove abbiamo sicuramente uno spargighiaia professionale. No, in realtà abbiamo solamente un camion, ma la ghiaia la carichiamo lì, cerchiamo dove è il nostro camionazzo. Eccolo qua, autoribaltabile, la ghiaia la possiamo mettere tranquillamente in questo, immagino, sì, la mettiamo qua la ghiaia. Andiamo, prendiamo questo mezzo, lo prendiamo, andiamo su, perché se non andiamo su non parte. Ragazzi, grazie per il vostro supporto, ragazzi, sempre, io non finirò mai di ringraziarvi. Andiamo direttamente dove c'è da prendere la ghiaia. Quindi praticamente siamo vicini sempre al nostro porticino, andiamo qua, che è il più vicino credo in linea d'aria, forse no, forse sì, chissà chi lo sa. Andiamo a prendere la ghiaia, via. Tanto se vi piace questa serie, fatemelo sapere così continueremo a portarla ancora per altri episodi, magari non tutti i giorni perché è abbastanza impegnativo, ma 2 o 3 volte alla settimana, 2 o 3, magari ve la porterò, così magari vi piace, vi divertite. Ghiaia, la ghiaia è qui in mezzo, perfetto. Facciamo così, ci piazziamo qua. Ghiaia, ok. Vai. Tanta ghiaia per Tufo Mix, dai, forza, andiamo un pelo avanti così la carichiamo un po' di più. Basta? No, un po' di così. Là c'è un po' di spazio, perfetto. E un po' qua dietro. E siamo pieni, andiamo direttamente al nostro posto di lavoro e dobbiamo spargere la ghiaia, ovviamente, poi dopo con il rullo compressore dovremo anche metterla poi. È un lavoro duro, ragazzi, c'è da lavorare. Non pensate che sia facile fare questo lavoro, perché qua c'è da lavorare. C'è molto da lavorare, ragazzi. Comunque voi sopportatemi, sopportatemi proprio perché mi state sopportando di brutto e supportatemi invece con i vostri like, con i vostri commenti, quello che volete, insomma. Se non siete iscritti al canale sapete che vi potete anche iscrivere, non costa assolutamente niente. Allora, possiamo fare una cosa del genere, ci piazziamo qua, praticamente ci piazziamo qua così, alziamo appena appena un pochetto perché così. Non so quante ghiaie metteremo giù, la mettiamo tutto quella che abbiamo, ragazzi. Facciamo così perché dobbiamo girare completamente. Ok, finita la ghiaia. Non ce n'è mica tanta, così è quasi la ghiaia, ma mi sa che ce ne vuole ancora una camionata, quindi andiamo direttamente là, perché ragazzi una di ghiaia non basta, ne prendiamo subito un'altra, viaggio rapidissimo, ragazzi vi vediamo quando ho messo la prossima, se no per voi diventa ancora più stressante di quello che sta stressando a me. Ok ragazzi, stiamo buttando giù ancora un po' di ghiaia, ma credo che per il momento quella che abbiamo messo è sufficiente, quindi ci spostiamo col camion, lo parcheggiamo, è mica tanto facile parcheggiarlo, facciamo così, lo parcheggiamo qua fuori dai Maroons, come si dice in dialetto, fuori dai Maroon, lo mettiamo qua, via. Scendiamo e ovviamente andiamo subito a prendere il nostro rullo compressore, quindi andiamo direttamente nella nostra impresa. Parco mezzi come sempre, ragazzi, se fosse tranquillo, ok. E rullo comparatore di terreno, perché c'è il comparatore per il terreno, per l'asfalto, noi prendiamo quello per il terreno perché è quello giusto che ci vuole in questi casi, dove cavolo è finito. Cazzo miseria, eccolo qua. Terreno, eccolo qua.
Ci saliamo a bordo come sempre e andiamo velocemente nel nostro sito di costruzione. Ovviamente siamo sempre da noi, bisogna partire da qua. È sempre un lavoro così, ragazzi. Si prende il mezzo, siamo nel piazzale, si parte dal piazzale, si va a destinazione, si scarica, si torna al piazzale, si torna al garage, si prende un altro mezzo. Che palle, ragazzi, dai. Comunque dai, siamo arrivati qua, adesso cerchiamo di compattare il tutto con questo super mezzucolo qua da competizione. Madonna, sei lento. Il problema è che ce lo mette qua dietro, perché se lo mette qua dietro non l'ho capito. Però possiamo andare più di qua, forse prima? Volendo, sì, però diventa. Partiamo dall'inizio che è più tranquillo, ragazzi. Anzi, devi andare anche sul marciapiede, chi se ne frega. Sicuramente è più liscio, si viaggia meglio. Ok, giriamo tutto così. Ok, adesso ci piazziamo qua all'inizio, ovviamente. Così. E apriamo il nostro marchingegno. E non è questo, sbaglio sempre, ragazzi. Devo fare questo. Ok, partiamo con il nostro compattatore on-off. Non so cosa compatta qua, mi sa che non compatta un bel niente. Comunque ragazzi, insistiamo perché qua stiamo compattando di brutto. Andiamo attorno, perfetto. Dove siamo? Abbiamo fatto il giro completo, quindi dobbiamo fare per di qua ancora? Non lo so, non riesco a capire, ragazzi. Stiamo compattando il tutto, 53%. Mi sa che ci vuole ancora dell'altro materiale. Adesso intanto ragazzi vado avanti un pochino, poi ci vediamo fra poco. Ok, raga, abbiamo praticamente terminato. 100% abbiamo fatto, sgomberiamo l'area, usiamo con questo perché dobbiamo uscire da qua sicuramente. E adesso che abbiamo messo tutta la ghiaia, dobbiamo compattare bene il terreno, perfetto. Quindi adesso andiamo qua, ci giriamo completamente di nuovo. È uno sporco lavoro, ragazzi. L'avevo fatto un po' prima, ma in realtà ci mancava della ghiaia, quindi abbiamo preso l'altra ghiaia. Abbiamo messo tutta la ghiaia che potevamo su qua sopra e adesso iniziamo il nostro lavoro vero e proprio di compattazione, che perché in realtà prima non avevamo compattato una cippa di niente. Allora andiamo tutto di qua così, ci piazziamo qua, perfetto. In teoria andiamo un po' indietro. Ok, attiviamo il compattatore bestiale e andiamo a compattare. Vedete che ora la percentuale sale tranquillamente, siamo già a 4 o 6 e andiamo di brutto, ragazzi. Stiamo compattando che è una meraviglia. Sempre Tufo Mix che vedi le compagnie in questo momento compattando la ghiaia, ma è una cosa proprio che non ha né capo né coda, ma dobbiamo fare questo. Adesso andiamo giù di qua, finiamo la parte di qua ovviamente, così la facciamo tutta questa e siamo quasi al 50%, va bene.
Ora si spegnerà sicuramente, ma noi ci giriamo. Facciamo così, perché c'è da fare il pezzo centrale. Siamo anche al buio, comincia a fare notte, ragazzi. Qua quando fa notte è veramente notte. Quindi piantiamoci nel centro, così lo facciamo tutto. Facciamo una cosa del genere. No, non volevo accendere questa luce. Merdaccia. A questa, perfetto. Adesso accendiamo il rullo e compattiamo. Dai, che va bene, siamo già al 55%, siamo già al 56 qua, sì, esatto. Adesso facciamo un giro di qua così. Siamo vicini più che possiamo al cerchio in centrale, così poi facciamo la parte che rimane in mezzo tra le due assi e finiamo anche questa avventura, questa simulazione, questa. Ok, perfetto. Adesso direi di fare così, passare. Però mi sa che mi ha fregato. 81%, ragazzi, direi che non manca mica tanto, eh. Dobbiamo solo fare in modo di stare ok così in centro, perché stavamo uscendo e rischiamo di non fare il lavoro che dobbiamo fare. Perfetto, così direi che è perfettissimo. Siamo all'87%, una volta che facciamo il giro penso che arriveremo al 100%, 90%. Ok, 94%. Non manca tantissimo, forse manca qualcosina qua verso il centro. Facciamo così e facciamo quello che riusciamo a fare. Più che possiamo ci stiamo attaccati qua. Ok, non è facile fare questo pezzo qua, eh. Dai, forse adesso riusciamo a fare 97. Esatto, facciamo i pezzi che mancano, magari sono i pezzi. Ah, l'ho preso un po' larga. Vai così, grande. E adesso dove mancherà? Qua, forse manca qualcosina qua, facciamo. Stiamo così. 98, infatti, ragazzi, era proprio il lato qua che mancava qualcosina. 99, c'è il pezzo qua. Ok, 100%, ragazzi, e questo è fatto. Scavo un buco per piante, va bene, faremo un buco per le piante, ragazzi. Però a questo punto io vi lascio perché il lavoro è. Sono stremato dalla fatica, quindi adesso spegniamo questo rullo di compressore che sta rompendo anche i Coyotes, oltre che i Gorillaz. Ok, c'è da fare qua, 6 buche, ragazzi. Va bene, le faremo tranquillamente. Mettiamo giù questo mezzo qua. Anzi, direi di portare giù i due mezzi e poi veniamo qua per scavare, pronti a scavare, che faremo poi domani. Quindi scendiamo da questo mezzucolo, così, e andiamo direttamente a portarli giù, quindi nella nostra impresa, ragazzi. Parco mezzi, siamo sempre nel nostro parco mezzi, che è immenso, abbiamo tantissimi mezzi, abbiamo anche tantissimi soldi, siamo messi bene. Stiamo lavorando bene, il comune ci ha dato dei bei lavori, i vari imprenditori locali della città qua hanno dato varie cose da fare e noi ci stiamo comportando, direi, tutto sommato, abbastanza decentemente. Allora, vediamo subito, questo lo mettiamo, lo parcheggiamo. Vi ricordo che quando parcheggiamo i mezzi si autoriparano, vedete, riparazione di 2 minuti, vuol dire che se lasciamo in mezzo qua dentro, adesso nella nostra sede, che poi c'è anche l'officina, si ripara in 2 minuti. Quindi riparazioni le facciamo tranquillamente qua senza spendere neanche un soldo. Mentre il gasolio e benzina, quella va fatta ovviamente dove bisogna farla. Allora, abbiamo anche il ribaltabile da mettere giù, quindi lo mettiamo giù anche lui, lo parcheggiamo. Perfetto, il bulldozer che è questo qua, questo è messo, vedete che è messo malissimo, questo è 84%, ma se noi lo mettiamo qua si ripara in 5 minuti, ragazzi, meglio di così. Adesso per scavare io farei così per sicurezza, vediamo cosa vuole per scavare.
buca le piante, vuole il mezzo consigliato alla terna, ma va bene anche l'escavatore, quindi sicuramente l'escavatore è meglio della terna. Prendiamoci un escavatore e poi ovviamente andiamo dove dobbiamo andare. L'escavatore idraulico, ragazzi, è idraulico per le balle, vabbè, abbiamo quello, la terna ha le ruote, però l'escavatore, ragazzi, scava, Quindi prendiamo l'escavatore, ci saliamo a bordo con la X. Ci troveremo fuori dal nostro magazzino, dalla nostra sede, quindi saremo nel nostro parcheggio dove c'è anche un camioncino qua che poi utilizzeremo probabilmente più tardi. È notte, ragazzi, quindi direi di andare direttamente là. Ci fermiamo, dormiamo e poi si ricomincia con il lavoro. Andiamo direttamente al nostro posto di lavoro. Ragazzi, mi raccomando, siate tutti con me. Più operai siamo, e meno fatica faccio la fine io. Allora, ragazzi, adesso andiamo a portarci questo qua, però facciamo così perché c'è buio, tanto poi dopo c'è luce domani, quindi molto piano. Questo comunque è della Cat, un'altra buona casa di questi mezzi cingolati e vari tipi per lavori. Ok, ragazzi, dobbiamo scavare le tre piante, quindi direi che lo portiamo qua adesso al centro, perché tre piante sono di qua e tre piante di là, molto, no, di là, così. Li piazziamo qua e poi facciamo tutti i nostri scavi. Perfetto, ragazzi. Io direi adesso spengo questo motorazzo qua. Spegniamo anche le luci perché si consumano e poi paghiamo noi. Non è il caso che paghiamo noi. Tufomix a questo punto, ragazzi, che fa? Scende da qua, facciamo così. Eccomi qua. Tufomix è sceso. Vi ringrazio per essere rimasti qua con lui anche quest'oggi. Vedere questa impresa, questa. Dobbiamo far costruire un monumento, praticamente è un cavaliere il quale ha salvato una donzella nella città ed è stato eletto cavaliere della città, non so, cavaliere che ne so. Comunque è stato eletto cavaliere da qualcuno e gli hanno fatto una statua inaugurata che adesso noi andremo a sistemare qua con piante, addobbi, floreali, eccetera, per ricordarlo nel paese quale salvatore appunto della patria, che cacchio ne so io. Comunque, ragazzi, io vi ricordo, se volete iscrivervi al mio canale, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi tranquillamente, tac, un'iscrizione qua e non costa niente, è semplice, facile. L'unica cosa che pagate è se magari fate l'abbonamento al canale o altre cose a pagamento, però un like, un'iscrizione non costano assolutamente niente, quindi andate tranquilli che non pagate assolutamente una cippa facendo un like o un'iscrizione. Se poi appunto dicevo il like è questo simbolo qua, lo trovate sempre nel mio canale. E un commento sarebbe importantissimo, anche il commento non costa niente, non si paga, mi raccomando, tranquilli, tranquilli. E con un commento io capisco se la serie vi piace, la posso continuare a portare sul mio canale. Ovviamente penso che mi piace perché ho un bel riscontro con questa simulazione, e quindi capisco che qualcuno la guarda volentieri e continuerò per un po' a portarla. Quando arriverò che poi le visual caleranno e nessuno la guarderà più, non avrò riscontri, allora magari cambieremo, metteremo su un altro gioco, qualcos'altro che vi possa piacere a tutti quanti. Detto questo, il tuffo mix che sono io vi saluto, ragazzi, vi dà appuntamento al prossimo episodio, sempre in gamba, sempre qua con me, se avete voglia. Ovviamente tuffo mix YouTube, una garanzia, ma chissà, lo sapete voi. Ciao a tutti, ragazzi, e alla prossima. Buona serata, buongiorno, buon mattino, buonanotte, buon studio, buon lavoro, qualsiasi cosa fate, buona domenica, ciao.